Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Vito e oggi siamo all'interno di un nuovo unboxing dello stabilizzatore Flycam Steadicam Tarion da 60 cm. Pacco arrivato oggi che ho già aperto e si presenta in questo modo, due pezzi composti, ecco. Questo dovrebbe essere il CD per la spiegazione, che dopo andremo ad analizzare in breve. Qui il nodo con la crocco per avvitare e qui un gel anti-umidità per mantenere tutto quanto in buone condizioni anche con il tempo. Pagato attualmente sta sui 97 euro, attualmente. Dipende ovviamente dal periodo, dipende dalle offerte, è un po' anche da Amazon, quindi non so dirvi, il link comunque è in descrizione. Questo è da 60 cm, ripeto, esiste anche lo stabilizzatore Tarion da 40 cm e da 120. Più l'asta è lunga, più la stabilizzazione è accentuata e comunque c'è anche un peso aggiuntivo, ovviamente più l'asta è lunga e più pesa. Borsetta per contenere il tutto, molto comoda, molto anche precisa nelle sue dimensioni. Vediamo che si presenta, è vuota, non ha tasche, non mi sembra, no, non ha tasche, non presenta tasche. Questi due gel anti-umidità li mettiamo dentro, che sono sempre comodo. Passiamo al stabilizzatore vero e proprio. Presenta questa carta da scoppiettare successivamente, quando finirò il video andrò a scoppiettarla. La togliamo, vediamo vero e proprio la impugnatura in gomma, anche molto ruvida e con una buona presa. Pesa un pochino, con il peso anche della reflex sopra sarà ancora più difficile. Questi sono i pesi che andranno regolati insieme alla slitta delle due, vedete, due viti che andranno poi regolate in base all'obiettivo che disponiamo nella reflex e al peso aggiuntivo, per esempio il microfono esterno che io ho, perché questo deve essere perpendicolare. Io dovrò utilizzarlo in questa maniera, non con il peso così, non con il peso, col peso così, per evitare al minimo, per ridurre al minimo queste oscillazioni che dopo andremo a ovviamente riparare. Abbiamo il massimo comfort possibile, senza che ogni volta andiamo a svitare e mettere la telecamera, quindi comodo. Questo si gira, slitta, poi quando ci fa comodo possiamo fare delle prove molto semplici, stringiamo e questo qui è fermo. Andiamo a vedere invece la manopola che serve per, come dicevo prima, stendere la Steadicam. Dovrebbe essere questo, devo solamente capire il verso, eccolo. Ecco il verso, ecco questo che si stende. Questo dovrebbe essere il massimo. Ripeto, più è disteso il braccio sotto, più la stabilizzazione sarà accentuata. E così come anche il peso sarà accentuato, il peso che non è poco, la mano mi trema, non è poco, infatti vanno trovate delle posizioni comode per la stabilizzazione del video. Stabilizzazione del video che avviene nelle tre assi X, Y e Z. Possiamo inoltre vedere che si può svitare tranquillamente e rimuovere dei pesi. Rimuovere il peso, non, un pesetto, non significa solo levare del peso dal braccio e quindi è meglio, no, la stabilizzazione sarà meno accentuata, quindi direi che per ora il peso ci serve. Poi se avremo problemi durante la fase di calibrazione, allora lì possiamo cambiarli. E non solo, possiamo anche slittarli. Questa è una cosa comoda che per ora però non ci serve, perché l'importante è mantenerli il più lontano possibile in modo che abbiamo un fattore di stabilizzazione più accentuato, più forte, e quindi lo mettiamo così come stava prima
e stringiamo. Ok, in questo modo. Molto fluida, la testa è molto molto fluida, come vedete può fare tantissimi giri con una piccola spinta, ne può continuare a fare tantissimi altri con la reflex sopra, che ha una forza centrifuga, crea una forza centrifuga maggiore, ne può fare veramente molti. Vediamo il CD, vediamo insieme le pagine che si apriranno e la spiegazione se sarà valida, anche perché nelle recensioni su Amazon ho letto che non è molto semplice. Vediamo due video di spiegazione, cinese ed English. Qui a noi ci interesserà sicuramente quello in inglese. Questa è la pagina di Amazon, il link è in descrizione. C'è anche disponibile quello in fibre di carbonio, che costa un pochino di più però, ed è sicuramente più leggera, perché la fibra di carbonio è più leggera, anche se è segnato nei dettagli lo stesso peso. Non so perché. Io, il mio è questo qui, in lega di alluminio molto resistente. Queste sono le immagini che ci forniscono. I pesetti, vedete. Il CD a mio parere non è completo e in 4 minuti non riesce a spiegare bene come va utilizzato questo stabilizzatore. Quindi qui alla mia destra vi metto il video che ho realizzato la settimana scorsa e che ho caricato la settimana scorsa su YouTube, come calibrare la Steadicam, o meglio ancora come calibrare la Flycam, che questa qui viene considerata Flycam. In quest'ultimo minuto di video inoltre vi metto due esempi di ripresa, sempre allo stesso luogo, sempre la stessa camminata, solo che uno ha fatto con lo stabilizzatore e l'altro ha fatto con la telecamera in mano, per vedere le differenze, calcolando che io ho una mano ferma senza la telecamera, e per di più con lo stabilizzatore è il secondo giorno che lo utilizzo, quindi ancora devo imparare molte cose. Uno, vai!